questa domenica di Pentecoste abbiamo l'opportunità di poter riflettere sullo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha condotto i discepoli in un cammino di verità profonda e oggi il Signore lo vuole fare con noi, vuole fare verità nella nostra storia, nei nostri affetti, nelle nostre relazioni. Verità sulla conoscenza del peccato, sull'inganno del nemico a cui abbiamo creduto. Verità su come Dio veramente ci guarda, farci vedere la nostra storia, la nostra vita attraverso il suo sguardo di amore infinito, un amore che va oltre ogni aspettativa umana. E tutto questo perché possiamo anche noi rendere testimonianza, come hanno fatto gli apostoli santi, dell'opera di Dio nella nostra vita, testimoniando l'amore incondizionato di Gesù morto e risorto per noi. Testimoniando il perdono ricevuto e la capacità che lo Spirito Santo ci dona ogni volta nel perdonare l'altro. Allora sarà possibile vedere il trionfo dell'amore sull'odio, delle relazioni sul superio ripiegato su se stesso, della fragilità sopra il possesso, perché lo Spirito Santo ha una capacità bellissima di abbattere tutte le barriere. Si legge nel Vangelo: «Vi annuncerò le cose future». Penso a quante volte noi non ci sentiamo pronti o semplicemente non è il tempo giusto per fare certi passi nella vita. Oppure ci sentiamo anche pronti, ma Gesù sa che non è così. E allora diciamo, perché Gesù non permette questo? Perché non fa sì che accada questo? Io sono pronto. Io voglio che accada questa cosa qua. Io so cosa è giusto e quando. Chi di noi non si è mai fatto di queste domande? Ed ecco che Gesù ha pensato bene di mandarci lo Spirito Santo per guidarci e per accompagnarci nella strada, per farci vedere la giusta direzione. Nel concreto questo vuol dire guardare al futuro cambiando la nostra prospettiva, non avendo più angoscia per quello che accadrà. A noi il compito di obbedire alla perdita di controllo su tutto, affinché il nostro sguardo non sia più ripiegato su noi stessi, sul nostro egocentrismo, ma con la schiena dritta e lo sguardo verso il cielo, chiedendo allo Spirito Santo di illuminarci, avendo sempre presente la frase che Gesù disse nel Getsemani: «Padre, non la mia, ma la tua volontà». Solo così lo Spirito Santo può operare nella nostra vita di persone e di sposi. Quando gli sposi sono in una crisi, possono vedere nella crisi un qualcosa che li schiaccia, oppure possono vedere la crisi come una cosa che il Signore sta permettendo per la loro crescita, perché imparino ad amarsi in maniera nuova, più profonda, più adulta. Il matrimonio è la chiamata di Dio che solo Dio potrà portare avanti. È il luogo in cui si impara a fare spazio all'amore di Dio ed è anche il luogo in cui si impara ad amarsi l'uno con l'altra. E gli sposi diventano così testimoni di trasformazioni. Ma quando è che una realtà mi si illumina e si passa dalla disperazione alla speranza? Quando io riconosco nelle cose che mi accadono l'opera operante di Dio. Riconoscere l'agire di Dio nelle cose che accadono, anche se non sempre le comprendo, ma vedendo che Dio è dentro in quella cosa lì, questo mi aiuta ad accettarle e comprenderle. Lo Spirito Santo fa vivere le cose dal di dentro, perché solo dal di dentro può trasformarle. E così ciò che è amaro diventa dolce e ciò che è disperazione diventa speranza. Lo Spirito Santo è un ponte tra il cielo e la terra. È la presenza costante di Dio nella nostra vita, affinché noi non siamo più soli, ma avremo sempre Dio nella nostra vita. Allora, come testimoniate l'opera di Dio nella vostra storia? Come rendete gloria a Dio? Buona domenica di Pentecoste a tutti. Ciao.